Quasi 200 volontari in campo e centinaia di fanesi turisti che hanno affollato il centro storico di Fano. Il nuovo appuntamento con la passeggiata culturale ed enogastronomica in giro per Fan ha raccolto apprezzamenti in ogni angolo della città, dove sono stati proposti prodotti tipici di alta qualità e vini locali, insieme a buona musica e alla possibilità di visitare musei e monumenti. Grande soddisfazione anche per la Proloco Fanum Fortune, che ha organizzato l'evento con il supporto dell'amministrazione comunale, dell'Umpli e della Regione. Comunque c'è stata una bella risposta da parte della gente. Mi fa piacere che ci sono dei feedback positivi, perché vuol dire che allora abbiamo lavorato bene. Le esperienze passate sicuramente ci hanno aiutato, perché ci hanno permesso chiaramente di migliorare l'evento, e sono convinto che i prossimi anni sicuramente avremo la possibilità di migliorare ancora. Chiaramente tutto questo è riuscito perché noi abbiamo fortunatamente anche un'organizzazione fatta di associazioni, che è poi il nostro punto di forza, che hanno collaborato per questo evento, e oltretutto l'abbiamo unito con la collaborazione con alcune proloco della nostra provincia, di per sé dando dei prodotti eccellenze del nostro territorio, che sicuramente hanno fatto la differenza, e a quanto pare la gente è rimasta molto contenta. Che bello ritornare qua in piazza e ritornare a fare questo bel evento, ci voleva. Assolutamente sì, dopo 2 anni tra la pandemia e tutto il resto è veramente bellissimo. Poi Fano è una città meravigliosa, quindi tutti i percorsi per scoprire le meraviglie della città sono fantastici. Con chi in giro per Fan? In giro per Fan con tutta, insomma, la compagnia, non solo, marito, nipote, figli. Come sta andando questa edizione di In giro per Fan? Benissimo, l'aspettavamo da tantissimi anni, finalmente è tornata. Tra l'altro noi siamo di San Costanzo, quindi siamo anche abituati alla polenta. Quindi proprio, si può dire che giocate in casa? Non si smentisce mai. Veramente, veramente molto bene. Siamo qui con degli amici, ci stiamo divertendo un sacco. No, dai, è stata molto bella. Diciamo che abbiamo mangiato bene. E siete quasi al termine, no, del giro. Sì, abbiamo saltato un paio di tappe, ma sicuramente adesso le faremo, non ne saltiamo una, e per ultima lasciamo la frutta. Quindi un gruppo di amici, vedo, no? Quella sì, compagnia. Sì, siamo tutti un gruppo di amici, abbiamo deciso da 2 giorni di venire qua. È stata un po' una cosa improvvisata, ma ne valsa la pena. Direttamente da Fano, da dove? Sì, da Bellocchi e Torrette di Fano, Metauriglia. Perfetto. Bilancio del cibo? Ottimo, ottima qualità. Un plauso alle tagliatelle, un plauso alle pesche, che indubbiamente sono il top. Perfetto. Invece dal punto di vista dei vini, delle degustazioni, come andate? Assolutamente abbondanti e ottimi. Promosse a pieni voti. Ottima organizzazione, veramente. Le persone erano tantissime, quindi le file scorrevano. Una bella serata estiva di Ferragosto, come devono essere le serate estive. Una manifestazione che negli anni è cresciuta sempre di più. Nel post-Covid si conferma una grande manifestazione estiva che mostra quelle che sono le nostre peculiarità, la buona enogastronomia del territorio, le bellezze della città aperta, la buona musica e il voler passare una serata in allegria con gli amici, nel divertimento, facendo una bella passeggiata nella città di Fano. Quindi c'ha tutte le caratteristiche per essere considerata una grande manifestazione dell'estate. Ecco, quindi voglio veramente ringraziare le tante persone, cominciando dalla Proloco di Fano, che è titolare di questa manifestazione, ma i 250 volontari tra le Proloco dell'Entroterra, le associazioni locali, i ragazzi delle scuole che hanno fatto da ciceroni, tutti coloro che hanno cantato, perché ecco, come in tutti i progetti, è il coronamento del lavoro di ogni singola persona che si mette insieme e che fa vivere momenti piacevoli agli altri. Ecco, continuo a dirlo ogni volta, quando facciamo comunità in questo modo, portiamo sempre la nostra città ad un buon livello, e questa è un po' la Fano che ci piace.